Buongiorno da Edo, celebriamo la release di Node.js versione 19 che diventa ufficialmente la nuova current e vi rimarrà per i prossimi 6 mesi. Quindi la versione 18 entra ora nella fase LTS. Vediamo un po' quali sono le nuove feature più interessanti di Node.19. Innanzitutto il Watcher, che arriva in versione sperimentale e va detto che in realtà è disponibile anche sulle 18.11 e successive. Lanciando quindi il processo con Node-Watch e poi per esempio index.js, questo viene restartato ogni volta che un file importato cambia, che è un'aggiunta molto gradita che rende quindi obsolete le soluzioni di terze parti tipo Nodemon. Poi abbiamo il Keep Alive, che è abilitato di default, cioè tutte le connessioni HTTP in uscita useranno automaticamente l'header Keep Alive di HTTP 1.1 con durata di default a 5 secondi, cosa che migliora parecchio la velocità perché permette di riusare le connessioni aperte. Infine, la API Web Crypto è ora stable. Queste tre, diciamo, sono le feature così più degne di nota, ecco. Poi c'è anche da aggiungere che il motore JavaScript, cioè V8, è ora aggiornato alla versione 10.7, che corrisponde dunque a quella di Chromium 107. Che altro? Node 14 va in end of life ad aprile 2023 e Node 16 a settembre 2023, quindi se siete su una di queste release, forse è tempo di iniziare a pensare agli upgrades. O parliamo di Google. Sul blog di Google ieri è apparso un post, che poi è stato cancellato e riformulato, in cui diceva di aver donato alla Cloud Native Computing Foundation KO, non so bene come si pronuncia, che comunque è un progetto per buildare container con applicazioni Go, senza altre dipendenze. Il problema qui è che la CNCF non funziona così, cioè i progetti non vengono donati e non diventano automaticamente parte del landscape, ma passano attraverso un processo di valutazione che, se viene passato, li ammette prima a un livello di sandbox, che è solo il primo stage di incubazione di questo processo. Comunque, il fatto che Co venga passato alla CNCF per alcuni potrebbe essere un ulteriore segnale dell'indebolimento dell'interesse attorno a Go. Sono solo speculazioni, naturalmente, ma lo sviluppo del linguaggio sembra andare un po' a rilento. La versione 1.19 è uscita un paio di mesi fa e la 1.20 è in sviluppo, ma siamo ancora lontani dalla versione 2 di cui si parla dal 2018. Anche il team Fuchsia, il team di Fuchsia, che è il sistema operativo sviluppato da un team interno Google, non ha dato giudizi positivi su Go, arrivando alla fine a non approvarne l'inclusione. Insomma, le voci critiche si moltiplicano e inoltre Rust sta ricevendo molte più attenzioni e supporto. È stato ufficialmente incluso nel kernel Linux 6.1 e addirittura il nuovo sistema operativo di Google, KataOS, è scritto quasi interamente in Rust. Insomma, è sicuramente azzardato dirlo, ma potremmo stare assistendo, se non all'inizio di un declino, forse a un raffreddamento della passione attorno a Go e al suo ecosistema. E questo era anche tutto, grazie per avermi seguito anche oggi. Domani niente podcast, perché sono a fare il presentatore sul palco del React.js Day a Verona, quindi se siete lì fatemi un fischio. Per tutti gli altri, buon weekend, andate piano, bevete responsabilmente, alla prossima, ciao!